Si chiama Samsung DeX ed è il regalo che Samsung vi fa se acquisterete un Galaxy Note 8 in preordine tra il 24 agosto e il 14 settembre sul sito Samsung Italia ufficiale. Cos'è DeX? È il modo migliore per sfruttare il Galaxy Note 8 in ambiente lavorativo e non solo, se siete magari fuori casa e andate in vacanza e non volete portarvi dietro il computer. Scopriamolo insieme in questo video. Samsung DeX fondamentalmente è una basetta che permette di ricaricare il vostro smartphone, ma non solo, ne aumenta le potenzialità in maniera significativa perché ha una serie di porte posteriori che vi permettono di collegare chiavette USB, tastiere, mouse, ma anche un monitor esterno o addirittura una porta di rete per connettervi alla vostra rete aziendale. Se infatti vorrete in qualche modo sostituire il vostro computer dell'ufficio perché l'ufficio ormai sta in tasca e si chiama Note 8, lo potrete fare tramite l'utilizzo di un display e del vostro telefono. Note 8 rispetto al Galaxy S8, che ricordiamo è comunque compatibile con la Samsung DeX, ha un vantaggio in più: 6 GB di RAM che fanno la differenza, e lo vedete subito da questa schermata, che è la schermata di multitasking della Samsung DeX, una schermata che mi permette di farvi vedere quante applicazioni in background ci siano in questo momento. Sono praticamente tutte aperte. Se io vado sul sito internet di Repubblica, che è aperto tramite il browser di Samsung, oppure apro e voglio acquistare un paio di scarpe su Amazon, lo posso fare in maniera molto veloce. Le applicazioni infatti che sono presenti all'interno del menu sono esattamente quelle che avete installato voi, e tra l'altro ne potete installare altre. Basta cliccare sul Play Store, andare a scrivere qualsiasi ricerca e potrete tranquillamente scaricare tutte le applicazioni. Infatti non importa che queste siano compatibili con la DeX, tutto è funzionante perché il sistema DeX sfrutta il multifinestre, il multi windows, e quindi potrete tranquillamente andare a ridimensionare o aprire le applicazioni senza che queste debbano necessariamente occupare tutto lo schermo. Per esempio, il gestore delle pagine di Facebook non è ottimizzato per DeX, però come vedete si apre senza problemi e lo posso anche volendo andare a ridimensionare perché magari lo voglio un pochino più largo o un pochino più stretto. DeX ovviamente mi permette di lavorare con tutte le applicazioni Office e quelle che magari fanno parte del pacchetto Google. In questo caso ho configurato la mia mail privata con l'account mail di Samsung, ma posso utilizzare tranquillamente la casella di posta Gmail, e in questo caso vedete come Gmail va a sfruttare completamente l'estensione di questo 34 pollici in 21 noni con 3 tab diversi, una divisione in finestra, e tra l'altro quando vado a magari rispondere una mail o scrivere mi si apre una schermata diversa che può essere utilizzata e spostata all'interno del mio ambiente lavorativo. Samsung DeX permette poi di accedere a tutti quelli che sono i contenuti all'interno dello smartphone, quindi immagini, audio, video, documenti, e ovviamente aprire in questo caso dei documenti Office. Qui abbiamo una ricetta, la vado ad aprire. Questa è la suite Office ufficiale, quindi non c'è alcuna differenza rispetto a quella che utilizzerete sullo smartphone, con però il vantaggio di averla sullo schermo enorme. Tra l'altro avrete la possibilità di scrivere e modificare qualsiasi cosa, avrete la possibilità di inserire anche eventualmente immagini, sia tramite l'utilizzo della galleria, sia tramite magari il download da internet delle foto che avete che volete inserire. In questo caso ho inserito una foto di un camioncino, posso però magari creare un nuovo documento. Allora qui sfrutto tutto il potenziale della suite Office con anche qui vado a salvare, scusate, il documento, con anche i modelli Office, ma magari io voglio fare un documento che contiene una parte del documento Excel che ho appena aperto, che è un programma di lavoro, e quindi io vado a copiare e incollare
tutto quanto. Come lo faccio? Con la tastiera, in questo caso è una tastiera Samsung collegata tramite Bluetooth, lo potrete fare anche tramite USB, potete collegare tutte le tastiere che volete, anche quelle che hanno il dongle USB che permette di collegare contemporaneamente mouse e tastiera, quindi massima libertà e flessibilità. Questa tastiera però ha un vantaggio, che ha i tasti funzione di Android, quindi ho per esempio la possibilità di accedere rapidamente al multitasking, lanciare velocemente le applicazioni, andare a gestire i volumi che possono essere gestiti separatamente, ve lo farò vedere tra poco tutta questa zona, oppure andare a fare ricerche o ancora selezionare la musica. Le ricerche sono ovviamente dipendenti da Google, posso scrivere quello che voglio, in questo caso ho scritto male, ma insomma volevo tradurre ciao, e tutto è compatibile anche con le applicazioni multimediali, per cui posso prendere un'immagine e andarla per esempio a condividere con altre applicazioni, posso andare a copiarla oppure posso andare a inserirla in altre applicazioni ancora. La cosa interessante è che DeX non va a eliminare tutte quelle che sono le funzionalità telefoniche, anzi, se mi arrivasse una telefonata posso tranquillamente rispondere. Infatti ho la possibilità qua di vedere tutte le notifiche del mio smartphone, di per esempio anche accedere a quelle che sono le notifiche, in questo caso ho aperto il meteo, oppure magari andare a visualizzare gli aggiornamenti che sono appena stati fatti o le mail che mi sono arrivate. Nel caso in cui mi arrivasse un WhatsApp, ecco qua, in questo caso mi è arrivata una chiamata, mi si aprirà un'interfaccia telefonica, io posso rispondere, posso tenere tranquillamente questa schermata attiva, posso magari andare a prendere una nota perché il mio amico mi sta dicendo qualcosa che adesso voglio segnarmi, ma posso anche mandare icona la chiamata, continuare a tenerla attiva in background, e qui vedete che lampeggia il tasto chiamata e mi fa vedere che c'è appunto questa interazione, e posso continuare magari a navigare su Facebook, perché si sa che il miglior lavoro da fare in ufficio è quello di vedere cosa fanno gli altri sui social network. Posso poi riattaccare e chiaramente, a seconda di quello che avete configurato, la chiamata passerà sull'auricolare, Bluetooth, a filo, sulle casse, chiaramente a voi la scelta e a voi la configurazione che più desiderate. Quest'area può essere ridimensionata e tra l'altro in quest'area avrete accesso anche a quei quick settings che vi permetteranno di attivare funzionalità rapide. Potrete gestire poi l'uscita audio della DeX in maniera diversa, potrete in questo caso vedere la tastiera collegata e potete accedere a tutte le impostazioni. Le impostazioni sono quelle complete, quindi in questo caso ho chiuso la parte impostazioni dedicata a questa parte DeX, ma se entro nelle impostazioni classiche del telefono ho proprio l'accesso completo a tutto. Tra l'altro nelle opzioni DeX ho anche la possibilità di modificare la velocità del puntatore, cosa molto importante, cambiare i collegamenti della tastiera e soprattutto il layout della tastiera, quindi massima disponibilità, e qui nei collegamenti mi permette per esempio di andare a vedere che con il tasto Windows o in questo caso Meta più B vado a lanciare il browser, posso cambiare lingua, andare nella home e quindi avere queste scorciatoie rapide sicuramente utili e interessanti. Vi faccio vedere un'altra cosa molto carina, ovvero la gestione multimediale. Posso infatti andare a vedere film e contenuti, in questo caso Netflix per esempio non è un'applicazione ottimizzata per la DeX, mi permette però questo tastino di andarla a muovere, a capovolgere e mandare in orizzontale, e qui ho la possibilità di visualizzare i miei contenuti video. Non solo posso andare a vedere i contenuti in streaming, quindi direttamente scaricandoli e vedendoli, ma posso anche scaricarli perché il Netflix permette questo. Non posso andare a vederli a tutto schermo, ma comunque sì, a tutto schermo io posso per esempio andare a vedere i film che ho magari inserito all'interno di una chiavetta esterna, quindi vado nel mio archivio, vado a vedere un filmato e lo vedo a tutto schermo. Come vedete questo filmato non era aperto in background, ma ci ha messo un istante
a passare dalla modalità normale, insomma all'apertura del filmato stesso. Col tasto indietro ESC posso uscire, posso progettare un viaggio, va a ottimizzare l'interfaccia rispetto alla grandezza del display, quindi vedete che ho qui tutte le mie funzionalità e qui il pannello di dove sono ora. E un'altra cosa molto carina è che tramite il tasto Windows più le frecce posso andare ad allineare una applicazione a destra o a sinistra in maniera immediata e rapidissima. Volendo posso anche lanciare la videocamera e fare le foto direttamente dal telefono, va chiaramente a sfruttare la fotocamera anteriore, posso mettere la fotocamera posteriore ma vado a inquadrare in pratica il cavetto HDMI che ho connesso dietro ad DeX. Queste sono dunque le potenzialità di Samsung DeX, che con Galaxy Note 8 fa uno step in più rispetto a S8 grazie ai 6 GB di RAM e ha chiaramente uno sviluppo che sta continuando software di questa interfaccia. Tutto è veramente veloce, tutto si apre. Ovviamente io ho un po' estremizzato il concetto di multitasking, difficilmente voi utilizzerete 20 applicazioni come ho fatto io contemporaneamente, però insomma se lo vorrete fare lo potrete fare, e per quei piccoli uffici o magari per chi lavora sempre fuori ufficio, posso immaginare quei manager piuttosto che quei venditori che sono sempre dai clienti e che in ufficio ci stanno molto poco, ma che quando arrivano in ufficio hanno tutto sul telefono, perché di fatto usano il telefono, con la DeX lo appoggiano dentro e senza dover passare file dal PC, mamma ha fatto quella foto di quel progetto sul telefono, adesso me lo devo spostare sul PC, no, ce l'avete già pronto e come vedete condivisibile e utilizzabile con praticamente tutti i programmi. Maggiori informazioni e dettagli ovviamente è un articolo che trovate in descrizione, mettete un mi piace e se avete acquistato il Note 8 in preordine trovate la DeX gratis, se invece siete interessati alla DeX costa circa 100€, 129 il prezzo più o meno ufficiale, magari con qualche sconto la trovate su Amazon a 99€. Un saluto a tutti da Niccolò.